Ciao a tutti amici pescatori, oggi ci troviamo ad Adria, nel Canal Bianco, per fare una bellissima gara organizzata da una società sponsorizzata Maver, il CC Vicenza. Ora mi trovo accanto al nostro pescatore di punta, Stefano Defendi, e sentiamo come ha intenzione di affrontare questa gara. Intanto buongiorno a tutti, grazie della bella giornata che ci state offrendo. Niente, siamo sul canale qua del Canal Bianco, vogliamo vedere di prendere queste grosse branche che quest'anno sembra siano molto presenti sul canale. Proviamo i nuovi galleggianti appena creati dalla Maver per vedere la tenuta dell'acqua e proviamo un po' tutti quelli che sono i nuovi prodotti per l'annata 2015. Speriamo di prendere queste grosse branche perché già dalle prove di ieri abbiamo visto che rispondono molto, soprattutto sulla pastura. E proviamo anche queste nuove canne che sono il nostro prodotto di punta, che è la 619, che è una canna molto fine, molto bilanciata, che in queste condizioni di acqua corrente e di vento è eccezionale. Buongiorno a tutti, stavo passeggiando lungo l'argine di questo splendido campo di gara di Adria, ho incontrato l'amico Paolo Bettella e volevo così chiedergli cosa pensa di questa gara, di questa organizzazione, presente come giudice di gara oggi, quindi imparziale diciamo. Ma diciamo che 220 persone di sabato è un risultato notevole e l'organizzazione è ottima perché Matteo con la CC Vicenza lavora bene, conosco da una vita e sono bravi, si sono impegnati, hanno fatto un'organizzazione di una gara bellissima, il tempo ci aiuta, la pescosità speriamo che sia un po' migliore rispetto a quello che sono stati i risultati in questi primi minuti di gara. E c'è un po' di sofferenza lato chiatte, ma questo si poteva anche prevedere visto che l'acqua scende, può essere lo scarico che scarichi a monte e la pescosità è maggiore lato destro. Dunque, speriamo che andando avanti insomma ci sia una normalizzazione della pesca. Sì, no, ma il campo di gara è molto molto bello, molto tecnico, con delle caratteristiche eccezionali perché questo cambiamento della marea, oggi fortunatamente non c'è vento, ma qui è sempre battuto anche da molto vento, mette in difficoltà i pescatori che devono sempre controllare la profondità, essere a posto al 100% per prendere i pesci, perché sono pesci molto importanti.